Bello, eh? Mi dica, domani sera? E quanti? A che ora? Va bene, dottore. Un tavolo per 8 per domani sera alle 21:30. Buonasera! D'accordo. Buonasera, dottore. Stia tranquillo, a domani. Due tavoli. Per quanti? Per due. Praticamente un tavolo per uno. No, guardi, non si preoccupi, ne basta uno di tavolo. Il mio autista mangia con me. Va bene, ma... Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Meglio. Tenga. Il signore ha detto cospicua. Va bene, basta che facciamo in fretta, però. Certo, eh. Alberto, Alberto, accompagna i signori. Tavolo numero 17. Aia. Di qua? Prego, prego, si accomodi. E vai! Ah! Ma che, te vergogni di me? No! E sta tranquillo, non ti agitare. Mo te faccio fare io un figurone. Chiamiamo un cameriere, va? Ma che beda, adelante. Se vuole la commande. Scegli quello che ti pare. Oh, calma, eh. Tutta roba fresca, siamo sicuri. Ecco questo. Cos'hai preso? È buono, 55.000 lire. Anche a me lo stesso. Ma che, posso scegliere? Da battere fumi. Che vini ci consiglia? I bianchi, i rossi e gli champagne. A champagne quanta la fate? 150.000 la bottiglia normale, 350 quella magnum. Due magnum, una per me e una per l'autista. Subito. Eh? Oh. Oh. Buon appetito. Questo calici. Hai visto quella che zinni? No. Sì. Oh. Quello non è il bicchiere giusto. Butta, butta. Aux rangs scandinaves. Ma che? Guarda che ristorante l'hai scelto tu. Il piatto l'hai ordinato tu. 55.000 lire. Sai dove te le devi mettere le mele e le mandorle? Cospicua mancia! Mi dica, signore. Ma che c'è stata a pia per culo? Qualcosa che non va. Portami in cucina. In cucina? Sì, lo accompagno in cucina e magari lo faccio mangiare là, è meglio. Prego, mi serva. Prego. Ciao, Ricky. Ciao, onorevole, come va? Anche tu sei qui con la persona? No, un viaggio d'affari. Bravo, gli affari prima di tutto. Vieni, cara. Lo sai chi è questo? Si chiama Morandi. Ha attaccato cappello sposando la figlia del Salvetti. Ha fatto un paio di cazzate e ora è nella merda. Cosa vuoi, cara? La pizza. Questo è il bis, dell'A me ne sono fatto un altro uguale. Vuoi favorì? Gli affari li fa.
fai con quello lì? È un poeta dialettale amico di Bob Dylan. È di passaggio in Europa e così è venuto a trovare dei parenti nel Lazio. Un uomo di una sensibilità, una... bestiale. Adesso basta. Io mi sento sensibile.